Altro telefonino, ecco, siamo in live. Buonasera a tutti, benvenuti a Tavoli Wild. Aspettiamo che entri qualcuno. Eccoci qua, abbiamo il primo visitatore. Buonasera, buonasera. Buonasera Buonasera a tutti. Ciao. a tutti, buonasera a tutti. Allora, come forse già sapete, questa è una serata speciale. Siamo in Casa Wild, nel salotto culturale di Termoli Wild. Abbiamo ospiti fantastici, che sicuramente conoscete già, ma stasera andremo a approfondire un po' il loro operare. Allora, intanto iniziamo a presentarvi, perché ce n'è bisogno, il nostro direttore Ezio Varrassi. Buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti voi e a tutte le persone che ci seguono in zona e anche da lontano. Buonasera. Abbiamo anche la nostra Mili De Angelis, che è vicepresidente di Termoli Wild, sostenitrice, ma non solo, è tuttofare, il jolly di questa associazione, di questa, tra virgolette, TV. E quindi ci faceva piacere che questo primo salotto, perché noi pensiamo di farne anche in futuro, si spera. E quindi buonasera a tutti, buonasera Franca. Ti Allora, ringrazio e saluto tutti quanti a modo mio. Ciao. sì, infatti. Ciao mille. Allora, il pubblico di Termoli Wild conosce tutti i nostri ospiti, conosce Nicolino Cannarsa, conosce Fernanda Pugliese, Milly De Angelis, conosce e conoscerà e sta conoscendo Antonio Sinibaldi, che viene da Boiano, quindi rappresenta anche Un'altra parte del Molise. Ecco, il Molise alto. Molise Alto, alto. un po' più alto. Buonasera Antonio, benvenuto. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ciao. Allora, di cosa parleremo questa sera? Perché abbiamo organizzato questo salotto culturale, ci piace tanto questo salotto, ci sembra di essere in un... Non so, non tanto Maurizio Costanzo Show, ancora più cultura. Allora, io inizio a presentarvi gli ospiti, anche se li conoscete già, però tanti di voi magari non sanno cosa fanno, ma soprattutto cosa hanno fatto per arrivare ad essere quelli che sono, cioè dei personaggi importanti per la nostra comunità e per il nostro Molise. Allora, io inizierei, visto che siamo un popolo di cavalieri, dalla nostra Fernanda Pugliese. Oh, grazie. Grazie a Allora, voi per questa. Fernanda, Dai. ti presento, poi ti lascio la parola. Grazie, certo. Allora, Fernanda Pugliese. Allora, intanto è un'insegnante di lettere in pensione. E già qui dice tanto, eh? Iniziamo a avere un bel bigliettino da visita. È una giornalista, ha lavorato per il quotidiano Il Tempo e ha collaborato con testate locali e nazionali. È stata socia fondatrice del primo quotidiano del Molise, Nuovo Oggi Molise. Dal 2005 dirige la rivista Camastra, periodico delle minoranze linguistiche del Molise. Dal 2017 è direttore responsabile di Meteora, rivista periodica della FIDAPA, giusto? Fidapa, fidapa. FIDAPA di Termoli, di cui è stata presidente. È anche scrittrice di libri vari, romanzi e soprattutto saggi. Con il professor Onorato Gucci ha curato la collana Genti, Terre e Popoli del Molise, tra gli ultimi lavori di coordinamento dei vocabolari polinomici, Erbrecht e croati, inseriti nella collana internazionale I territori della parola. Da 20 anni coordina gli sportelli linguistici del Molise e tutte le iniziative culturali e formative collegate.
È membro del Confemili, Comitato Nazionale Federativo delle Minoranze Linguistiche in Italia, e in tale veste partecipa agli incontri del tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento degli Affari Regionali, anche in rappresentanza del Molise. E qui ci sta la cosa. E cos'altro dire, insomma? Che Facciamo un bellissima. applauso, Grazie. facciamo un applauso. Abbiamo fatto. Non mi emozionate, non mi emozionate stasera. Tanta roba, c'è Bene. tanta cultura. Ti lasciamo la parola, vogliamo sapere intanto in questo momento di cosa ti stai occupando e qual è la cosa più importante di tutte queste, di queste cose che hai fatto, di questi ruoli che hai avuto nel tuo passato, diciamo. Grazie a voi per questa opportunità e soprattutto perché siamo insieme questa sera, nonostante tutti i problemi che ruotano intorno a noi, troviamo il tempo per sentirci, per chiacchierare un po', insomma, per dire delle cose che potrebbero far anche piacere. Intanto io rinnovo veramente i complimenti per tutte le iniziative di Termoli Wild, a Ezio, a Milly, a Katia e anche al nostro nuovo amico Antonio Sinibaldi, che ecco, mi onoro stasera di conoscere. E, che dire, tu hai detto un po' tutto, hai sintetizzato sulla mia persona, dicendo un po' quello che faccio e di cui mi sono occupata e di cui ancora mi occupo. Hai detto che sono un'insegnante in pensione, ma diciamo che sono in pensione da poco, da poco tempo, altrimenti mi sento un po' così, con un po' di anni alle spalle, quindi le esperienze maturate sono state ovviamente tante, perché insomma c'è trascorso anche tantissimo tempo. E niente, la cosa che mi è piaciuta di più in assoluto nel mio lavoro è stato quello di insegnante, sì, perché comunque era, diciamo così, un dovere, una cosa a cui tenevo, ma dal punto di vista proprio della soddisfazione personale, sono stata molto, 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 diciamo, felice nel periodo in cui ho svolto il lavoro di giornalista. Erano i periodi in cui c'erano pochi quotidiani nel Molise, c'era solo il Tempo, e quindi noi avevamo il compito di coprire un po' io coprivo un po' tutta la fascia del Basso Molise e mi occupavo prevalentemente di attività di cultura, ma anche di servizi che riguardavano soprattutto il territorio, ma anche tutti i problemi del territorio. Tra l'altro ho curato anche per un settimanale diversi servizi su Termoli, in modo particolare sulle stagioni turistiche e sulle attività che sembrava che dovessero decollare per fare di questa città diciamo, un punto di riferimento molto importante. Mi riferisco all'Interporto e tante altre cose che poi insomma non sono state realizzate, perché insomma a volte sia un po' miope rispetto a quello che può accadere. Poi, come diciamo così, come un altro dovere della mia vita è stato quello di occuparmi di minoranze linguistiche e di questo mi occupo ancora con tantissimo impegno, perché insomma diciamo che mi sono caricata un po' anche con una bella squadra di persone che ruotano intorno di valorizzare queste comunità di minoranza linguistica, che sono i quattro paesi Arbresh, quindi che Sì. derivano appunto dall'albanese antico e quindi provenienti intorno alla seconda metà del 400 dall'Albania, e poi anche le comunità croate, creando una rete di comuni e cercando in tutti i modi di valorizzarli attraverso la promozione della lingua e delle culture locali. Ovviamente per fare questo ci è voluto tantissimo impegno, perché nonostante la Costituzione italiana nell'articolo 6 recita la Repubblica tutela le minoranze linguistiche, in realtà non c'era Infatti. una legge di attuazione, che poi è stata fatta nel 99,
ma di questa legge abbiamo seguito sin dall'inizio anche tutto l'iter, che non è stato facile. Per cui diciamo che mi sono così sentita coinvolta in pieno proprio in questa avventura che poi si è trasformata in che cosa? Nel riconoscimento delle nostre comunità come minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. E quindi portiamo avanti tutte le iniziative che vengono appunto che si collegano a quelle che sono un po' le dinamiche delle minoranze linguistiche in Italia, e pur non essendo nei nostri, non avendo nei nostri comuni delle esigenze che, come quelle insomma delle minoranze linguistiche dell'arco alpino, ci siamo dovuti in un certo senso accodare, quindi accogliere le dinamiche di quelle aree linguistiche e quindi progettare, fare dei progetti per portare avanti la tutela e la valorizzazione della lingua come veicolo di trasmissione culturale. E abbiamo attivato dei progetti, sono 20 anni che facciamo iniziative e diamo anche lavoro, perché comunque gli sportelli linguistici sono 8, sono 7, scusa, 7 per adesso, entrerà anche Tavenna fra poco. E quindi diciamo che si coniuga la cultura, la valorizzazione delle comunità, la lingua ed anche con l'occupazione, perché abbiamo delle figure che lavorano presso gli sportelli, e non soltanto per l'attività di mediazione linguistica, ma anche per tutte le attività che sono collegate. Quindi diciamo che in un certo senso portiamo avanti con. No, non è facile, però è un impegno che abbiamo preso. Abbiamo costituito l'associazione già da più di 20 anni della rivista Capastra, e con questa associazione portiamo avanti tutti questi progetti. E ogni anno, insomma, li dobbiamo rinnovare. Infatti, il 30 aprile scadono i prossimi, perché sono progetti annuali e quindi richiedono veramente tantissimo impegno. E insomma, poi dopo li sviluppiamo sul territorio dove appunto ci sono queste figure. Sono due o tre operatrici per ogni sportello, poi insomma, tante piccole cose collegate. E insomma, cerchiamo di andare avanti. Quindi io ultimamente mi sto occupando prevalentemente di tutto questo, e più qualche altra piccola cosa che faccio così con la FIDAPA, con le altre associazioni, ma in genere prevalentemente adesso mi occupo proprio di minoranze linguistiche nel vero senso della parola. Quindi partecipo agli incontri. Quando è iniziato Allora, questo? Questo lavoro, questo impegno è nato in me da quando ero bambina, perché io sono di Montecilfone, ho imparato la nostra lingua madre e materna era l'abruzzese. L'italiano l'abbiamo imparato a scuola. E quindi diciamo che ho maturato un po' l'idea di imparare la lingua scritta, e poi anche all'università, io ho studiato a Bari, la facoltà di lettere, e ho scelto come tra le materie facoltative, ho aggiunto tantissimi esami di lingua e letteratura albanese, perché c'era la cattedra, e quindi ne ho fatti più di 10. Proprio per potermi così, insomma, per imparare, per capire tutte le dinamiche collegate a queste culture. E chiaramente poi, insomma, ho trasferito le mie esperienze sul territorio, e quindi ecco che, insomma, andiamo avanti con queste iniziative, con queste idee E io che adesso dovrebbero. non sto lì a chiedere, no, a parlare di età, però mi sembra che nel 92 l'ONU abbia fatto proprio una dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a comunità di minoranza, e quindi anche con la lingua. Quindi adesso non so, con l'università tu, con i tempi come eri nel 92, però penso che anche questo abbia dato un forte impulso allo Sì, studio allora, sì. specifico. L'Europa tutela le lingue minoritarie. In Europa, diciamo, c'è proprio la Commissione europea, e vengono chiamate lingue meno diffuse.
E a questo proposito c'è anche un'altra esperienza che ho maturato all'interno della Commissione europea, dove sono stata diciamo candidata e poi scelta per fare uno studio sulle lingue minoritarie in Europa, e io sono stata destinata alla Francia, e quindi sono stata nel diciamo così in diverse località della Francia, in modo particolare a Quimper, e lì ho seguito un po' tutte le diciamo le azioni che l'Europa metteva e mette in campo per la valorizzazione e la tutela delle lingue minoritarie, loro le chiamano meno diffuse, anche delle lingue nazionali. Che poi si parla di lingua, ma comunque di tutta la cultura, perché comunque la lingua è un'espressione più, è una delle espressioni culturali di un. La lingua veicola tutto, diciamo così. Attraverso la lingua. Certo. Si veicola cultura, veicola le tradizioni, veicola la storia, tutte le dinamiche storiche. Infatti la cosa bella è tutto quello che c'è dietro, e che è collegato appunto con la valorizzazione. Insomma, c'è uno studio che recita proprio questo: più lingue, più culture, più intelligenze. C'è Milly che ha le sue figlie che insomma parlano e sono delle bravissime, diciamo così, oramai professioniste nel campo appunto delle lingue, che vengono così, si imparano più facilmente anche quando c'è alle spalle una Grazie. Lingua madre diversa da quella dell'italiano, ecco. È vero, questa assolutamente. È un po' così. Questo è un allora. Po' il mio percorso. Benissimo, non potrei spiegarcelo meglio. E io vorrei ricollegarmi a questo punto a Nicolino, perché Nicolino tutti noi lo conosciamo come, oddio, come tanto, perché anche lui ha dato tante, è una figura poliedrica, perché in Nicolino abbiamo arte, cultura, storia, saggezza, musica, teatro, spettacolo, chi più ne ha più ne metta, non saprei proprio da dove iniziare, però forse magari ci possiamo ricollegare al discorso di Fernanda, quindi con la cultura, e in questo caso la nostra cultura, la nostra piccola, della nostra piccola comunità, che comunque piccola non è, però è comunque Termoli, della nostra Termoli. Nicolino ha fatto tanti studi, tante ricerche che sono molto interessanti e soprattutto sono state ben studiate nel corso del suo percorso non solo culturale ma anche musicale, dello spettacolo. Racchiude un po' tutto lo studio di Nicolino, vero Nicolino? Io adesso, prima di darti la parola, però vorrei presentarti, ma ripeto, non so da dove partire, però forse tanti non sanno alcune cose di te e quindi vorrei farle conoscere. Che ne dici? Ah, beh, vedi tu. Ok, allora scusate, però prima di continuare vorrei intanto salutare i nostri, chi ci sta seguendo, i nostri telespettatori, mi piace chiamarli così. Mi sento Barbara D'Urso. No, no, non lo so. Allora, salutiamo a Mario. Allora, Mario Gulli ci dice, poi dopo sicuramente ne parleremo, con quel lungomare trascurato che abbiamo, i turisti ce li sogniamo. Giusto? Sì, cioè, va bene, toccheremo anche questo argomento, penso. Ciao Francesco, ciao Donato, i nostri amici. Rossana, grazie. Milena dice che si sente un fischio quando parlo io. Si sente ancora il fischio? No, noi no, in cuffia non sento. Ogni tanto si sente, ma va bene, Io può sento, andare. ciao Max. Sento molto riverbero. Ma quando parlo io o in generale? No, tu, quando parli tu? Perché io praticamente gestisco tutti gli altri audio, diciamo, tra virgolette, gestisco, ma non gestisco, è che parte dal mio PC la diretta, capito? Quindi forse Ma c'è l'importante è che un si sente alto il volume, va bene, può problema. andare. Ok, va bene. Allora, quindi salutiamo tutti, intervenite, fateci domande, perché qui stasera abbiamo tanto di quei doni da farvi che aspettiamo tante domande. Allora, iniziamo con Nicolino.
Nicolino, da dove vuoi iniziare? Qua c'è un plico intero di informazioni, però ci penso io. Fatto un riassunto, forse. Dove inizio? Vabbè, senza dire da dove è nato, lo sappiamo, è di Termoli, è un termolese. Nicolino è un termolese. Allora, inizio. Nicolino Cannarsa. Ah, questo è uno stralcio di un giornale nazionale, ragazzi, nazionale, non vi dico qual è per fare... Allora, Nicolino Cannarsa, apprezzato e stimato uomo di cultura e spettacolo termolese, per le sue ricerche, lo studio, il recupero e la divulgazione delle tradizioni popolari della cultura marinara, la FIT, Federazione Italiana Tradizioni Popolari, che è nazionale, ha conferito l'ambito riconoscimento a livello nazionale di padre del folklore per la regione Molise. Il riconoscimento è stato consegnato a San Giovanni Rotondo il 30 giugno del 2007. Insieme alla regione Molise sono stati premiati anche i padri della Liguria, Lombardia, Friuli, Marche, Abruzzo, Calabria, Campania e Puglia. Quindi, ragazzi, siamo davanti a un uomo il padre del folklore molisano. E voglio dire, poi, e non solo, andiamo avanti. Aspetta che mi perdo un po' di notizie qua, che sono tantissime. Qua dice, è nato. Allora, fin da ragazzo ha manifestato la sua versatilità musicale e qualità di organizzatore ed animatore di spettacoli, partecipando a varie trasmissioni radiofoniche e televisive. Soprattutto come chitarrista. Negli anni 60, sentite, negli anni 60, però non li dimostri quegli anni, negli anni 60 ha formato complessi musicali con i quali ha inciso diversi nastri e dischi. Nel 1967 ha riformato e diretto la filodrammatica termolese, portando in scena per 10 anni consecutivi commedie musicali, drammi e farse, delle quali è stato autore, regista e protagonista. I Promessi Sposi, Il Pretesto Colorito, La Divina Commedia, Giulietta e Romeo, In Piazza Salmonella, Il Mistero di Giuda, Alla Locanda del Gallo d'Oro, Alla Locanda del Gallo d'Oro. Vabbè, ce ne sono tantissime, adesso non mi dilungo perché se no poi non ve le potete segnare. Allora, ma la cosa importante, e questo mi riguarda anche personalmente, è che lui nel 67 ha portato in scena I Promessi Sposi, che è stata una commedia, è stata rivisitata non era proprio fedele all'originale, ma è stata proprio una parodia un po' comica, ed è stato il primo in Italia a portare in scena una commedia del genere, il primo in assoluto. Nel 2010, quindi già questo mi fa venire i brividi, ma nel 2017 lui l'ha rivisitata e l'ha riportata in scena, ed io sono stata una protagonista, la perpetua, io sono fatto perpetua. Lui è stato regista e anche direttore d'orchestra, membro dell'orchestra, e poi vabbè ci ha regalato tutti i suoi insegnamenti, è stato veramente... ci ha formato nel nostro piccolo, ci ha dato veramente tanto, tutto quello che lui... ha fatto, noi l'abbiamo proprio vissuto sulla nostra pelle, è stato veramente veramente formante, veramente, è stato un grande regista, ma soprattutto ci ha trasmesso dei valori che risalgono proprio agli anni 60, perché noi abbiamo rivissuto quello che lui ha riportato sul palco 50 anni prima, e per noi è stato veramente emozionante, ma per tutta Termoli, perché tutti l'hanno seguito. Abbiamo fatto 6 o 7, Nicolino, ti ricordi quante ne abbiamo fatte di 7, 8 repliche? Pescara. Siamo stati a Pescara, siamo stati a Basso, siamo stati a Campobasso, ci volevano a Bari ma poi è arrivato il virus, insomma ne abbiamo fatte tante. Poi abbiamo iniziato, Nicolino, abbiamo iniziato l'Odissea, che lui già fece 50 anni fa, adesso lo stavamo rifacendo ma il virus ci ha bloccato. Insomma, questa è una delle tante cose. Poi, una cosa importante che io non sapevo, vado a riprendere qua perché sono più precisa,
che lui ha inciso anche tante cose, tante musiche che sono state depositate alla SIAE. Ha composto la colonna sonora del film Rapporto di Angelo Caseario. Madonna, mi sbaglio qualcosa. Caserio. Ha partecipato a recital e concerti, suonando con i più famosi cantanti italiani. Ha conseguito premi di merito e consensi di critica in numerosi concorsi in lingua ed in vernacolo. I suoi lavori sono inseriti in diverse antologie, letteratura dialettale molisana, di Gramigna, convegni di poesie Molise, in Molise, arte e cultura, insomma ce ne sono tante. Poi c'è un'altra cosa importante che volevo dirvi, ma forse questa la sapete di più perché è un pochino più fresca. È il fondatore della Scaffetta, tutti voi conoscete la Scaffetta, e non solo la Paranza pure, ma me la andrete a fare qua, non voglio perdermi nulla, E poi nel 1989 istituisce e dirige in collaborazione con un'associazione culturale cittadina il premio di poesia in vernacolo molisano, riservato agli alunni delle scuole elementari e medie della regione Molise. Redige e collabora attraverso progetti comunali con le scuole elementari e medie della città per il recupero e la divulgazione delle tradizioni popolari. E qui ci ricolleghiamo a Fernanda. Il recupero delle tradizioni popolari, quindi anche in questo caso è una comunque il dialetto è una lingua di non di minoranza, però comunque è contrapposta alla lingua ufficiale, quindi va conservata, così come le altre lingue di minoranza, va anche i dialetti vanno conservati e vanno anche studiati, a mio avviso, come tutelati e valorizzati, sì, perché è una ricchezza, comunque costituiscono una ricchezza della nostra cultura. Un'altra cosa importante, e poi finisco, basta, solo questa cosa qua che mi riallaccio, lui è stato, e poi basta, però lo devo andare a cercare perché c'è proprio il, eccolo qua, fine anni 60 e 70 collabora con l'Antoniano di Bologna, con niente poco di meno che con Marielle Ventre e Cino Tortorella, ve lo ricordate lo Zecchino d'Oro? Quindi ha collaborato con lo Zecchino d'Oro e l'ha riportato a Termoli, e come? Organizza e dirige il Festival Nazionale per Bambini dai 4 ai 10 anni, dal titolo Il Castello d'Argento, e tutti i cantanti di oggi vengono da là, di Termoli. Alcuni suoi bambini hanno partecipato allo Zecchino d'Oro, riscuotendo ottimi consensi e risultati, nonché al Festival Voci Nuove di Castrocaro Terme. Non finisce qui, ma finiamola qui perché sennò, mamma mia, luce, perché sennò finiamo la diretta verso le 4 di notte. Nicolini, che Nicolini, t'ho detto di fare un riassunto. Io ti ringrazio, ma mi preme più riallacciarmi a quello che comunque ha detto l'amica Fernanda, perché certo. Perché certamente la parlata per me è stato un ritornare indietro nel tempo e dare il giusto valore che la parlata ha. Perché il recupero del nostro dialetto non è soltanto nell'andare a riscoprire certe situazioni del tempo, ma che comunque per ogni situazione appunto c'era una storia dietro, e non la dobbiamo dimenticare, perché sono stati i nostri padri che hanno forgiato questa storia, perché se si perde il fine di queste parole, perché oggi come oggi, se manca in una casa l'oggettistica, lo dico sempre, perché oggi dentro le case c'è sta ancora un bot, c'è sta la candra, c'è sta la macella, sono oggetti che non si usano più, per cui se non vengono adoperati e non vengono chiamati queste parole e la loro storia, praticamente vanno in disuso. Esatto.
il dialetto nel tempo del fascismo, se ben vi ricordate, era stata cancellato. Non si doveva parlare assolutamente, perché era un modo per così, per dileggiare un pochettino, per cui chi parlava in dialetto veniva sempre messo in disparte. Poi c'è stato nel tempo, meno male, il recupero di questa. E quindi, se non c'è qualcuno, e parlo di Fernanda, parlo di me, di altre persone, che fanno questo lavoro, tant'è che quando ho finito di fare quel lavoro di filodrammatica per 10 anni, perché prima, appunto, come hai detto, vengo da una famiglia dove respiravo giorno per giorno un pochettino la musica. Mio padre, per dirlo così in breve, ha insegnato a Freddo Bongusto a suonare la chitarra, parte della chitarra, quindi io praticamente vivevo quella situazione, quindi sono andato avanti così a suonare. Poi ho fatto per 10 anni la filodrammatica, ma non mi sono fermato perché ero sicuro che se avessi fatto delle ricerche avrei trovato senz'altro del materiale utile per portare avanti questo discorso. Allora io, munito del mio vecchio geloso che si usava una volta con il microfono, sono andato nel Borgo Vecchio a parlare con i vecchietti del posto, i vecchi marinai, che mi raccontavano in Ufattaril la favola, le preghiere, i canti, di modo che io questo poi l'ho trasferito formando un gruppo folcloristico, affinché ci fosse comunque quindi un recupero di tutte le tradizioni popolari. Sono state per questo un pochettino il pioniere, e sono stato anche il divulgatore, perché con il gruppo non ci siamo fermati nella nostra comunità termolese, ma abbiamo girato per tutta l'Italia, e non soltanto, ma anche in Europa. Però mi preme sottolineare una cosa, e ci tengo tanto: quando poi ho riformato il gruppo da Paranza qualche anno dopo, quindi un altro gruppo a cui ho dato un altro mio apporto, perché era importante fare in modo che nel territorio ci fossero più realtà che avessero l'amore per il recupero di queste nostre tradizioni. Quindi riformo un altro gruppo, e con questo gruppo mi viene l'idea di fare quella bella iniziativa che è rimasta ancora tuttora, premio di poesia in vernacolo molisano. Praticamente all'epoca sono andato, e mi ricordo che era il mese di novembre del 1989, vado a Isernia con un amico che mi ha accompagnato con la macchina, a casa del professor giornalista che lavorava sul Tempo, professor D'Acunto. Ricordi? Sabino D'Acunto. Sabino D'Acunto. Vado da Sabino, praticamente io molto così timido davanti ad una roccia, professore, così così. Questo mi ha abbracciato, commosso, dicendo: mamma mia, che cosa stai facendo? Io ho ancora delle sue lettere di ringraziamento per quello che io ho fatto. E d'accordo, sono d'accordo, ti do il mio benestare, vai avanti. Insieme a lui vado da Renato Lalli, vado da Mariano Gramegna, vado da Nicolino Di Donato, vado anche da un tuo amico Antonio Cosmo Silvaroli di Boiano, te lo ricordi? Lo conosci? Assolutamente sì, praticamente, una bravissima persona. Purtroppo morto tempo fa. Praticamente formo una squadra che avrebbe dovuto fare il giudice. Allora mando le lettere a tutte le scuole, scuola media e scuole elementari dell'intero Molise. Mi rispondono circa 350 alunni di tutte le scuole. Il primo anno sono soltanto questi giudici che avrebbero dovuto poi selezionare queste poesie, e da qui poi il vincitore, ma il vincitore per modo di dire, perché il discorso era quello di entrare nelle scuole, per capire l'importanza del dialetto, della nostra... L'anno dopo però mi viene l'idea, scusa, ma nel mondo ci stanno anche dei gruppi che non sono, sono anche di un'altra lingua, e quindi che cosa faccio? Chiamo Fernanda e chiamo Agostina Piccoli, te la ricordi Agostina? Fernanda? Come no, certo. E inserisco queste altre due figure, bellissime figure che mi sono rimaste nel cuore e nel tempo, e quindi faccio in modo tale che... Quindi io mi fermo soltanto qui,
mi fermo soltanto qui per riallacciarmi a quella bella iniziativa che Fernanda ha iniziato e sta continuando a portare avanti. Dopodiché io mi sono proiettato anche nelle scuole e mi sono, fra virgolette, prostituito con tutti i bambini a insegnare loro questo nostro piccolo e bel patrimonio, parlando loro certo della storia di Termoli attraverso le favole, perché dovevi catturare la loro attenzione, non potevi parlare in modo freddo di date, di statue, di cose architettoniche, ma li dovevi attrarre con delle favole, e di qui poi ho scritto anche un libro parlando della storia di Termoli attraverso le favole. Quindi tradizioni popolari che non devono essere dimenticate, assolutamente, perché sopra ogni, pure su sopra quello che viene chiamato in termoli scaffetto, no? Quel paniere di vimini che portano i pescatori, là c'è tutta una storia, c'è una storia meravigliosa del mondo del pescato che adesso non esiste più, e quindi se vengono dimenticate queste cose si perde tutto, tant'è che io scrivendo alcune cose, e mi ricollego sempre a quello che ha detto Fernanda, faccio mio quello che un poeta siciliano ha scritto, un piccolo stralcio, lo devo leggere perché non lo so a memoria, nemmeno in canzone che hai fatto sa c'è a memoria, quindi li devo leggere. E il titolo è questo, un popolo, è soltanto l'ultima parte. Un popolo, mettetelo in catene, spogliatelo e tappategli la bocca, è ancora libero. Levategli il lavoro, il passaporto, la tavola dove mangia, il letto dove dormo, è ancora ricco. Un popolo diventa povero e servo quando gli rubano la lingua, ereditata dai padri. È perso per sempre. Diventa povero e servo quando le parole non generano parole e si mangiano tra di loro. Chiudo questo mio primo intervento così. E vi ringrazio per la bella opportunità che ci date di far parte di questo cinocolo culturale. Una parola molto grossa. Grazie. Però a te, Ezio, poi ti devi chiedere due cose. Ezio, non ti dimenticare. Ho preparato qualcosina per Nicolino, Fernanda, e poi ho anche qualcosina, vi presento ancora Antonio anche. Allora, infatti io adesso vorrei però passare a presentare Antonio e Milly, anche se Milly già si presenta da sé, nel senso che... Allora, Milly invece è la nostra vice direttrice di Termoli Wild, quindi ha abbracciato questa poverina, questa iniziativa. Mi sopporta da tanto tempo, Milly. Mi sacrifico. Bravo, si è presa a cuore questo povero Ezio, perché da solo, poverino, ha mandato avanti tutta questa macchina da guerra, e quindi Milly si è impietosita. E lo supporta, anima sostiene. Anima buona, anche perché Milly, diciamo che è una, e si è sempre occupata di volontariato, vero Milly? Dalla Prologo, la protezione civile, hai sempre fatto volontariato, sei sempre stata, hai messo sempre a disposizione non solo il tuo tempo, ma anche le tue competenze per la comunità di Montecilfone e non solo. E infatti proprio nello specifico Montecilfone hai aderito all'iniziativa culturale Scopri Molise, soprattutto di Montecilfone, e noi infatti vorremmo chiederti qualcosa di questa tua attività e ci colleghiamo anche in questo caso con Fernanda, entrambe di Montecilfone ed entrambe con Scopri Molise, no? Perché anche Fernanda se ne è occupata, giusto? Certo. Anche perché Fernanda ama tanto ama tanto la parola territorio, ma non solo la parola, proprio tutto ciò che c'è dietro la parola dal punto di vista proprio culturale. E quindi ci ricolleghiamo allo Scopri Molise di Fernanda e passiamo a Milly con la sua esperienza con il Scopri Molise. Dici tutto. Allora, è giustissimo quello che dicevano Nicolino e Fernanda. Un popolo senza lingua, senza tradizioni, non è nulla. Ed è quello che stiamo cercando di fare
con Scopri il Molise, cioè far conoscere il territorio in cui uno vive alle persone che magari non lo conoscono, magari anche tanti termolesi non conoscono Termoli e tante persone di Montecilfone, io per prima, non conosco tante storie e tante cose di Montecilfone. Io e Ezio siamo andati in giro per mesi, per ora ci ha fermato la pandemia e ricominceremo. E ho scoperto tante cose che non avevo mai visto. Ho saputo la storia di alcune statue messe in paese. Ho scoperto la grandezza del bosco di Montecilfone che abbiamo. Se tu comunque ci vai a fare la passeggiata, non conosci più di tanto, perché è proprio vero che non tutti quanti conoscono il proprio territorio, e quindi quello che fa Scopri il Molise è proprio questo: far conoscere a tutti le realtà che abbiamo. Ezio ha già fatto San Giacomo, adesso stiamo facendo Montecilfone, finito questo. I due progetti sono diciamo in lavorazione, San Giacomo, Montecilfone, poi andrò con la parte tecnica più avanti. Sì. E siamo stati chiamati da altri paesi, però ad esempio Montecilfone abbiamo iniziato, abbiamo contattato per mezzo dell'amministrazione comunale, che ringraziamo, le aziende che sono a Montecilfone, soprattutto quelle agricole e poi i negozi di Montecilfone, che hanno aderito, devo dire, in maniera entusiasta, e poi passeremo alle associazioni, che Montecilfone è piena di associazioni. Abbiamo un museo delle armi, di cui ci parlerà Fernanda poi più là, perché non lo conosce nessuno, non sa nessuno che ci sia. Abbiamo un museo dei gessi, il bosco ha caratteristiche uniche in Molise, e su questo poi interverranno Fernanda, interverrà l'ornitologo Nicola Norante. Cioè, cerchiamo appunto di fare questo, e come dicevi tu, anche questo è volontariato, perché volontariato per me è tutto ciò che fai con il cuore. Esatto. È vero, ho fatto parte della Proloco di Montecilfone, sono stata il presidente, protezione civile di Montecilfone, proprio perché la mia vita è fatta di associazionismo, dare una mano agli altri, far sorridere magari una persona, come posso fare con le favole il pomeriggio, cioè portare un sorriso nelle case dei bimbi, dove ci sono i bimbi, per me è una cosa magnifica. A parte il fatto che io sarò grande ma non sarò mai cresciuta, io vado pazza per i cartoni animati e le favole, quindi le favole non è vero che sono solo per i bambini. I bambini magari la vedono così come favola, però gli adulti poi ci vedono un qualcosa dietro, perché in ogni favola c'è una morale. Poi con la possibilità che mi ha dato Ezio, con Termoli Wild, di raccontare una favola legata a un avvenimento del giorno, quindi dare magari importanza a qualcosa che non si sa, è sempre piacevole. Come no, ci aiuti a fare tante scoperte, sia ai piccoli che ai grandi. E, spero di continuare, anche noi speriamo di sentirti sempre. Ormai è diventato un appuntamento, la favola di Milli. Sabato alle ore 16, mi raccomando, non mancate, grandi e piccoli. E il prossimo sabato ci sarà una favola sulla bandiera italiana. Perché è nata così? Perché questi colori? Il perché della bandiera, della scelta dei colori? Ascoltateci, seguite Termoli Wild e lo saprete. Ok, allora non mancheremo. Allora, Antonio, e adesso abbiamo il nostro giovanotto dall'Alto Molise.
Che fa, nevica da quelle parti? No, no, per fortuna no, per fortuna meno male, no. Meno male, si sta avvicinando la primavera anche da lì, anche se questa settimana sarà fredda. Vabbè, allora Antonio, due settimane che sto chiuso in casa, quindi, anzi te, questa è la terza che sto chiuso in casa, quindi... Lo possiamo dire? Lo possiamo dire? Sì, sì, assolutamente. Allora, il nostro Antonio, dovete sapere che ha contratto il virus, ma lo sto affrontando con forza, determinazione, lo sta sconfiggendo, manca ancora poco poco, vero? Dai, Antonio, il 13 di auguri, di dire bravo. Che l'ho fatta. Bravissimo, bravissimo. Io non ti chiedo altro perché mi emoziona questo argomento e quindi non voglio andare a spulciare l'argomento. Sappiamo che stai bene, che hai passato dei momenti un po' bui, un po' tristi, ma non tanto per la gravità dei tuoi sintomi, ma perché appunto la solitudine, non poter tu hai bambini, quindi non poter abbracciare i bimbi, la moglie, insomma, stare rinchiuso, insomma, un po' di malinconia, però Termoli Wild ti ha fatto tanto compagnia, vero? Assolutamente. Cioè, il presidente non dire di no. questo è verissimo, infatti qualche diretta me la sono persa, ma solo perché magari ero crollato a letto che dormivo, perché me ne sto guardando e veramente mi state facendo tanta di quella compagnia. E infatti ho preso spunto proprio da questo fatto per scriverci un articolo sul giornale. Io collaboro con un giornale, World News. Aspetta che ti presento, aspetta che ti presento e poi inizi a parlare di questo. Va bene, va bene. Antonio Sinibaldi, sposato e padre di due meravigliosi figli, di cui una abbiamo avuto modo di conoscerla, ed è un talento, una bellissima ragazza, ma soprattutto talentuosa. Io dico che ha le mani d'oro perché è bravissima, è una pianista, è bravissima. Allora, ha una laurea in giurisprudenza che però lui purtroppo ha deciso di attaccarla a muro e basta. Ha voluto specificare che sta solo là, è attaccata al muro e non può fare niente. E si occupa di comunicazione per le aziende e per i liberi professionisti, dai social ai siti, a corsi, ama scrivere e scrive per World News. Scrive poesie e canzoni. Tra un mese uscirà la sua prima canzone incisa ufficialmente. Questo è un argomento di cui ne riparleremo in privato anche. Mi interessa. Spazia usando molta fantasia in tutto quello che fa, si definisce un sognatore e come tale spera sempre che le cose si aggiustino. E infatti anche questa brutta esperienza con il Covid si sta aggiustando nel miglior modo, e quindi siamo contenti perché prima di tutto la salute è il bene più prezioso, e quindi ti facciamo in bocca al lupo per superare. Adesso sei anche immune, quindi vai alla grande, appena esci da quella stanza spacca tutto e riprenditi tutto, anche se non puoi uscire perché qua siamo in zona rossa, quindi non puoi uscire comunque, quindi non ti abbattere perché però o che finisci, ricominci. Bravo, almeno puoi stare in casa con i tuoi bimbi. Sì, perfetto, ok. Allora, parlaci un po' anche tu di questa esperienza con Termoli Wild, di tua figlia, di Francesca, bellissima e bravissima. Raccontaci un po'. Allora, io quando per caso ho conosciuto Ezio, diciamo che siamo stati subito in sintonia, perché uno è juventino, quindi qua... E poi... Fatta Juve! Poi, a parte gli scherzi, diciamo che lui è un sognatore come me. Io veramente mi definisco un sognatore perché nella vita cerco e ho cercato sempre di fare qualsiasi tipologia di cosa. Perché? Perché mai fermarsi all'apparenza, mai fermarsi a quello che uno pensa, no, non lo posso fare. Non è vero. Con un pochino di studio, con un pochino di grinta si può fare veramente qualsiasi cosa. E quando Ezio mi ha prospettato quello che stavano creando a Termoli, ho detto no, dai, ci devo far parte anch'io. E come? Prima di tutto ho cercato di fare quel poco che posso nel mio piccolo, cioè dare voce a quello che è appunto Famigli, quello che fa Ezio, quello che fate tutti quanti voi attraverso degli articoli sul giornale. Come hai detto tu prima, io collaboro con World News, è una testata giornalistica, diciamo, nata da appena un anno, però stiamo facendo veramente bellissime cose, perché trattiamo poi degli argomenti, diciamo, molto 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 particolari.
E quindi quando Ezio mi ha detto questa cosa, io sono rimasto veramente entusiasta, perché ecco, adesso l'ho vissuto in prima persona. Quando l'anno scorso siamo stati a casa tutti insieme, quindi anche con la famiglia, ma dovevamo stare dentro, diciamo che era un gioco, il primo mese un gioco, il secondo mese un gioco, il terzo mese ti iniziava un attimino a pesare. Ma io adesso la sto vivendo in maniera totalmente diversa, stando in questi 4 metri quadri in cui sto veramente solo tutto il giorno. I miei figli li sento tramite il telefonino oppure dietro la porta, ed è brutto, veramente brutto, perché tu vorresti fare qualsiasi cosa. È normale che i primi giorni, quando non stavo bene, stavo a letto, però adesso che sto iniziando a stare leggermente meglio, tu vuoi fare qualsiasi cosa ma non la puoi fare. Allora sentire Milly che logicamente ci va a raccontare la favola è un momento fantastico, sentire Katia che canta, Daniele, cioè è da brividi, veramente da brividi. E io sto passando il mio tempo anche e soprattutto ascoltando e facendomi anche veramente cultura, perché quando sento parlare di cultura, del quadro, della statua, che io onestamente non ci ho mai capito niente, però vista in quell'ottica, cioè, mi cambia totalmente la prospettiva. E poi vabbè, io sono parte in causa perché ho, tra virgolette, un piccolo artista in casa, proprio perché, diciamo, mia figlia ha iniziato a suonare dall'età di 5 anni e mezzo, così, per gioco. Poi piano piano se l'è tirata avanti, ha iniziato a capire che comunque poteva essere la sua strada, e adesso sta studiando parecchio. Ha fatto dei concorsi, ha vinto dei concorsi internazionali, ha avuto i suoi crolli, perché logicamente magari una cosa è andare in conservatorio e fare lezione in, diciamo, con il maestro, un'altra cosa è farla online. Però comunque dai, sta cercando comunque di fare tante cose. Quindi questo spirito che Termoriguardo ha creato mi piace veramente tantissimo, ed è stato per me veramente semplice sposarlo, semplice dire ragazzi andate su Termoriguardo, osservate, guardate, osservate, condividete. Poi vabbè, condividere, tra virgolette, comunicare è il mio lavoro, quindi ci vado a nozze in un certo senso in questo, perché è normale che quando poi sai scrivere determinate cose, inizi a condividere altre cose con le persone giuste, e poi da cosa nasce cosa, e il mondo cambia, il mondo magicamente cambia. Rubo l'ultimo secondo. Certo. Quando Milly mi ha raccontato, siamo stati, ma almeno una buona mezz'ora, la sua storia al telefono, guarda, io mi sono emozionato, perché quello che fa lei con la sua passione, cioè è qualcosa veramente di magico. Cioè, io parlo di Milly perché sta qui ed è insieme a Ezio, logicamente, la persona che conosco di più di Termoriguardo. Grazie, Antonio. Però bellissimo. La è passione vero, è vero. Che io vedo in voi è qualcosa di veramente di magico. Onestamente io sto passando parola, perché sto cercando di far entrare appunto in questo meraviglioso gruppo anche magari qualche mia conoscenza, magari qualche mio anche cliente, così, qualche mio cliente che magari possa, ecco, passare anche lui un po' di tempo con noi, far passare del tempo. E quindi vi ripeto, è un momento veramente meraviglioso, e l'idea di Ezio secondo me è geniale. Taccio, adesso taccio perché ho parlato troppo. Grazie Antonio, sei stato di una dolcezza unica, veramente, grazie, ci onori. Scusate, ma io devo fare un saluto particolare a Mario Parente, che lui non è iscritto, non è iscritto a Facebook, e ha rubato il cellulare di un collega, perché sta lavorando, Mario Parente ha rubato il telefono per salutarci e per farci, e infatti ha scritto Mario presente, ciao Mario. Un saluto da tutti noi. Katia, ho fatto sicurezza alla Picchino, conosco tutti gli operai, conosco Mario Parente, quindi un abbraccio a tutti gli operai che stanno continuando a lavorare, soprattutto in questo momento di pandemia. Quindi infatti, sono anche loro degli eroi. Scusate, mi è caduta la luce. Sì, infatti, e soprattutto anche a chi le categorie che non hanno mai smesso di lavorare, tutti, il personale medico, il sanitario, i commessi nei negozi, i commercianti. Infatti, sì, Antonio. Per,
Infatti, proprio questo qua è un argomento che in questi giorni uscirà un articolo che abbiamo praticamente fatto a due mani con Ezio, perché noi crediamo molto in quello che sta facendo il governo. Noi non possiamo dire che sta facendo male, ma nemmeno che sta facendo bene. Però magari qualche piccola cosa, anche nei confronti delle commesse, dei commessi, dei lavoratori che stanno nelle fabbriche. Forse il vaccino! La parola vaccino in questo momento dovrebbe essere quella più veloce. Priorità. Sì. Io a giorni ho il mio vaccino, perché essendo un insegnante ho avuto questa opportunità, e lo so che tanti magari possono pensare che ci sono categorie più a rischio. Io non dico di no, e quindi noi vorremmo che tutti in pochissime settimane siano tutti vaccinati. Ce l'auguriamo e Non ne voglio parlare, perché, ripeto, mi mette un po' d'ansia questo argomento. E quindi passiamo oltre. Allora, Ezio, adesso tocca a te. Allora, io sono onorato. Ti devo presentare o no? Insieme. Certo. Prego. Ezio Marrassi, in arte Dr. Wild, nasce a Termoli 60-70 anni fa, adesso non mi ricordo. 79. Lo so. Allora, nasce a Termoli, è sempre nato. È presidente di Termoli Wild. Vedi che non mi sono scritta niente, perché non c'è niente da memorizzare, va improvviso su di te, e si occupa di ambiente e parola rifiuti, mi dice qualcosa? Non lo dico in termoli, in questo momento sono la miglior cura dell'ambiente, dai, dottor Wild, la miglior cura. Bravo, dottor Wild. Allora, la cosa più importante di cui Ezio si occupa è proprio la salvaguardia di scariche abusive, cioè lui monitorizza giornalmente, quotidianamente, tutte le discariche abusive, e devo dire che grazie a lui abbiamo scoperto che ce ne sono purtroppo tante, e lui va proprio a cercare nei centimetri più nascosti del nostro territorio, perché Termoli e dintorni, Termoli e provincia, Termoli e soprattutto, perché qualcuno pensa che Termoli è provincia, voi non sapete. Termoli è provincia, dico lì, ma tu non sapevi che Termoli è diventata provincia? E noi, questo a breve diverrà provincia, io me lo sento. E quindi lui cosa fa? Tiene d'occhio tutto. E piano piano, come una goccia lenta, scava, fino a quando, ad un certo punto, un bel giorno, questa discarica sparisce, sparisce come per magia. E cos'è successo? Perché ufficialmente non abbiamo nessun dato, ma ufficiosamente sì. Quando sei pieno di immondizia, trovi una discarica abusiva, chi meglio di dottor Wild può intervenire? Quindi chiamatemi. Allora, parlaci un pochino. Gioco con i video, segnalo agli enti e si velocizzano un po' di cose. Ci vuoi raccontare quando è iniziato questo tuo, questo, chiamiamolo anche passione, perché comunque allora, passione, io sono perché stato... c'è amore verso l'ambiente, verso la tua terra, verso la natura soprattutto. Quando nasce questo? Nasce da piccolo, perché i miei genitori lavoravano tutti e due dalla mattina alla sera, e io sono cresciuto con i miei nonni. All'età di 4-5 anni già pescavo sugli scogli del porto. Mio nonno Ezio era un grandissimo amante della natura, della pesca, del rispetto della natura, e lui mi ha portato già in quegli anni, mi ha insegnato come si rispetta la natura, gli animali, l'ambiente. Non lasciavamo mai niente in giro quando andavamo a pesca sugli scogli, ci portavamo tutto a casa, l'immondizia, e da lì, grazie a mio nonno e ai miei genitori, ho acquistato il rispetto per l'ambiente.
poi con gli anni sono cresciuto e mio nonno è venuto a mancare nel 2001, è morto di tumore, e da lì intorno al 2013-2014 la mia passione l'ho trasmessa online, ho iniziato a trasmettere online, iniziare a denunciare i piccoli abbandoni in giro per la città, il cestino rotto, la panchina rotta che ancora oggi ci sono in determinati punti di Termoli, a distanza di qualche anno, fino ad arrivare diciamo sulle vere e proprie discariche abusive. Da lì, supportato dai migliori enti preposti, io ho la fortuna, lo ripeto sempre, di avere le persone più preparate a livello ambientale che abbiamo sulla provincia di Campobasso. Io grazie a loro ho migliorato la mia preparazione, quindi so in qualsiasi momento, grazie a tantissimi volontari che collaborano a livello ambientale tutti i giorni con Termoli Wild, ne ho circa 700 di persone che mi controllano gli abbandoni indiscriminati da centro cittadino di Termoli fino ad arrivare quasi al confine col territorio della provincia di Campobasso. Territorio di Campobasso del comune, quindi immaginate avere 700 persone che ogni giorno quando escono di casa vanno al lavoro oppure vanno sull'azienda agricola o vanno a fare la spesa, mi mandano gli aggiornamenti, se trovano qualcosa che non va subito ce l'abbiamo in mano queste segnalazioni, così siamo in grado di trasmettere agli enti preposti. Collaboro da diversi anni con l'ARPA Molise, quindi a livello regionale collaboro, non a livello regionale e nazionale, non a livello locale con le amministrazioni comunali. Lavoro a livello regionale con le collaboro ARPA, ROAN, Forestale, mando tutto a loro perché loro sono, diciamo, gli enti preposti che controllano e possono intervenire rapidamente sul problema ambientale. Da qui, dall'ambiente, ho iniziato il mio percorso anche a livello di regia, quindi stando a contatto con documentaristi, con naturalisti, con videomaker, ho avuto la possibilità di imparare dietro le quinte anche a livello montaggio video, riprese e quant'altro, raccogliere un po' tutte queste informazioni nel giro di pochissimi anni, perché non ho avuto tanto tempo per imparare, per anche diminuire i costi, perché i servizi video e fotografici, ho la fortuna di avere dei fotografi migliori che abbiamo sul territorio, i servizi video costano tanto, quindi mi sono dovuto comunque imparare come? Chiuso in cameretta ore e ore seguendo dei tutorial gratuiti sulla rete, e da lì ho imparato a realizzare un documentario e quindi in questo modo ho iniziato a proporre vari progetti, quindi ampliare il raggio culturale che ha Termoli Wild oggi. Oggi Termoli Wild è supportato da professionisti, da persone come voi, i migliori che abbiamo in questo momento sul territorio, come Fernanda Pugliese, Nicolino Cannarza, Antonio Siribaldi, che ci è aggiunto da Boiano. Antonio Siribaldi dà voce ai miei progetti da settembre col suo giornale, con la World News, dove collabora. Quindi Antonio già ha iniziato a divulgare a livello nel web i progetti di Scopri il Molise. A livello nazionale, il giornale World News, non è un giornale locale. Esatto. Con Antonio ultimamente abbiamo anche iniziato a collaborare, quindi abbiamo anche Celeste Barbato della redazione Rai 3 Molise, che segue tutto il nostro percorso sia ambientale, culturale, storico, quindi anche lì abbiamo visibilità a livello televisivo. Questo è un traguardo importantissimo perché invoglia ancora di più ad unirsi a noi come staff e dà ancora più visibilità a voi, ma anche a tutto il resto dello staff, e quindi abbiamo artisti, cantanti, tutto per poter promuovere la nostra regione con le sue bellezze, ma anche in certi casi con le sue mancanze, che ci sono ancora purtroppo. Questo è il mio percorso. Progetti in corso: abbiamo Termoli Wild Talent Show 2021, che lo state vedendo, tutti i giorni proponiamo palinsesti sul web. Abbiamo Scopri il Molise, in questo momento il progetto di Scopri il Molise è fermo momentaneamente, ma appena ho la possibilità di tornare a riprendere, quindi a registrare delle immagini su San Giacomo degli Schiavoni e Monte Ciffore, cercheremo di terminare i primi due progetti. Colgo l'occasione per ringraziare il sindaco Costanzo Della Porta,
di San Giacomo degli Schiavoni, il sindaco Giorgio Manes e tutte le amministrazioni, rispettive amministrazioni locali, per aver accettato di sostenere Termoli Wild e quindi approvare questi progetti. Questi progetti li potete visionare sul blog di Scopri Molise, pagina Facebook, sul sito di Termoli Wild, sul sito, quindi anche il giornale World News, dove collabora Antonio Sinibaldi, e sul canale YouTube. Adesso, ragazzi, per ricordare brevemente agli amici di San Giacomo e agli amici di Monte Ciffone, vi propongo, qui dietro a me c'è uno schermo già pronto, il primo spot promozionale che ho realizzato, il primo di una lunga serie, per esempio, per il comune di San Giacomo degli Schiavoni. Quindi datemi un secondo che giro la telecamera e ve lo faccio vedere. Io perché non mi vedo più? No, ci sei. Ok, io non mi vedo più. Non c'eri, ma sei tornata. Ok. Nicolino, lo vedete? Io non lo vedo. Sì, okay, c'è anche Nicolino. Ok, perfetto. È stato un cambio, sono tornata anche in video. Guardate, vedete bene, ragazzi? Vedete bene? Sì. Ok. Vado, eh? Allora, questo primo spot l'abbiamo realizzato in collaborazione anche con Ilenia Finizio, che la saluto. Ilenia, salutiamola. Ciao Ilenia. Ilenia Finizio è stata la prima inviata speciale di Termoli Wild, quindi una ragazza preparatissima e anche appassionata dell'ambiente, dove non vedo l'ora anche di tornare a registrare quindi le ultime puntate. Su San Giacomo di Schiavoni dobbiamo filmare ancora la chiesa evangelica e la villa romana, per poi trattare la zona boschiva con il dottor Nicola Norante. Per quanto riguarda Monte Ciffone, abbiamo ancora da trattare l'ultima villa per i Sapori, per poi passare con Fernanda Pugliese e quindi ripercorrere i passaggi principali della storia e delle tradizioni di Monte Ciffone, fino ad arrivare all'ultima puntata che sarà dedicata esclusivamente alla parte naturalistica, quindi in collaborazione con il dottor Nicola Norante e del Bosco Corundoli. Buona visione, ragazzi, questo è il primo spot. Sentite bene? Sì. Thank you.
Bravi. Adesso ragazzi vi faccio vedere l'ultima l'ultimo spot promozionale che abbiamo realizzato anche per il comune di Montecilfone, dove Fernanda in questi mesi ci ha tenuto compagnia. Dimmi Katia. Siccome già un po' che c'è una, un messaggio per te, te lo volevo leggere prima che continui. C'è Mario che ti chiede un aiuto per ripulire Rio Vivo. Sono anni che denuncio, ma nessuno mi ascolta. Scritto. Allora, su Rio Vivo, su Rio Vivo, sì, già sono andato e ho postato delle foto. Non dico vergognose, che diciamo degli ultimi abbandoni indiscriminati che sono avvenuti in prossimità del piazzale di Giorgione. Sono stati già rimossi tanti rifiuti, rimossi. Poi devo tornare anche sulla parte dell'ultravolo, dove so che sono adesso anche attive le guardie ecologiche, quindi ci saranno sicuramente dei dispositivi piazzati. Ma sto per tornare, quindi tornerò anche sulla discarica che c'è di fronte alla passerella di legno del litorale sud di Termoli, vicino diciamo alla Galleria Longobardi. Ci sono dei rifiuti da un po' di anni lì, quindi mi farò sentire nei prossimi giorni, ragazzi, appena posso riuscire in libertà, tranquillamente, lo prometto. Grazie. Altre domande? No, okay, ci salutano, il cuore che è importante, sì. Vai. Faccio vedere l'ultimo spot, ragazzi, e poi passo che vorrei far vedere due foto di Termoli, alcune foto di Termoli, sia Nicolino che Fernando. Allora, ragazzi, adesso vi faccio vedere come sono, un attimino che ho talmente tanti video. Eccolo ragazzi, ci siamo. Thank you.
Avete visto qualche minuto dei nostri borghi dell'entroterra? Ma veramente fatti anche bene. Grazie, grazie. Curati nel minimo del taglio, entrambi. Sì, questi spot, diciamo che racchiudo le bellezze monumentali, la natura, quindi ne realizzo diversi. Per accontentare il pubblico, quindi con pochi minuti, presentare e massimizzare le bellezze tutto, attraverso sì. Un video. Ricordo, non vedo l'ora di iniziare con Fernanda il percorso storico, quindi realizzare un documentario, un cortometraggio di circa 30 minuti sulla storia, siamo sui siti storici principali che ha Montecifone, come anche Alessandro Marzillo, l'archeologo, consigliere comunale che è a San Giacomo di Schiavoni, che mi sta aspettando per poter ripartire con le riprese. Detto questo, adesso per un attimo Fernanda... saluti un attimo, c'è Donato che ti dice dovrai venire anche a Palata, già lo sai, vero? Da Venna Palata sono in vista. Scusate, ma devo salutare Giuliana che ci ha tenuto, fammi sapere che tu sei dei 79. Giuliana, sì, lo sappiamo, sappiamo. Un bacione grande. Ciao Franca. Ciao mamma, ciao papà, tanto stanno qua dall'altra parte della parete. Infatti, perché l'hai fatti venire? Allora ragazzi, che avevi qualcosa per Nicolino? Sì, adesso ve lo preparo subito. Allora, Nicolino è per Fernanda. Allora, adesso vi mostro la nostra coppia vincente. Alcune foto sul gruppo Facebook è attivo il gruppo di Termoli ieri, oggi e per sempre, dove tantissimi lettori si stanno iscrivendo. Nicolino si è iscritto questa sera, stanno pubblicando delle foto della Termoli di ieri e di oggi, ma le foto che colpiscono di più sono le foto della Termoli del passato. Secondo alcuni lettori, anche secondo me, diciamo che Termoli in determinate zone della città era molto più bella prima. Questa è una domanda: Termoli in determinati punti della città era molto più bella prima o è più bella oggi? E adesso, tramite queste foto che vi carico subito, voglio partire con una delle foto che allora, prima quella in bianco e nero, questa sarebbe, adesso vi avvicino subito la telecamera di nuovo, un attimo, ci vuole qualche secondo che si aggiusta lo schermo. Un attimino, mi riavvicino. Anche Mili, è rivolta a te questa domanda, che tu vivi Termoli da parecchio tempo. Un attimo, eccoci qui ragazzi. Allora, questa è una foto, risale diciamo proprio ai primi del 1900, si vede parte del borgo antico, la versante sud di Termoli, si vede un trabucco, si vede un attimo il primo tratto della banchina in costruzione. Si vede... più? Certo, un attimo. Puoi avvicinare un pochino, si vede poco. Certo, così si vede? Vedete, ragazzi? Ancora un po'? Avvicinati. Già un pochino meglio, anche perché sennò Nicolino e Fernanda e Mili non stanno. Nicolino e Fernanda, già le ho inviato Mamma, scusate. Vedete, ragazzi? Vedete? Ti avvisa la presentatrice. Bene, qua si vede, diciamo, un trabucco che oggi non c'è più,
uno scorcio del Borgo Antico, versante sud, e c'è il primo tratto della banchina del porto che all'epoca era in costruzione. Volevo sapere, Nicolino, vedendo questa immagine, o Fernanda, ma anche quest'altra che vi faccio subito vedere perché è sempre Rio Vivo, questa è un po' più recente, questa è a colori anche, ragazzi, la vedete bene? Quindi qui si vede già il molo vecchio. Eh sì, queste sono le due foto che quindi vi faccio di nuovo questa domanda. Termoli, in questa zona in particolare, era molto più bella prima o è più bella oggi? Allora, ti rispondo io subito. Allora, questa veduta io ce l'ho impressa nella memoria. E oggi come oggi, in via Corsica, numero 64, praticamente avete visto dove ci sta il distributore di Mimmo Cannone. Mimmo Cannone, io sto a quella palazzina proprio a fianco, al terzo piano, e la mia casa, benedetta casa, praticamente affaccia sia sulla destra che sulla sinistra, praticamente fa tutto il giro. Sulla destra vedo il Gargano e le isole Tremiti, sulla sinistra vedo il porto e quello che è rimasto purtroppo della Termoli che parli tu e che ci fai vedere tu. Ed è una pugnalata sul cuore tutti Matena, ma nonostante la e noi stiamo tutti mattina perché io là praticamente ci vedo mentre prima c'era il mare, si sentiva l'odore delle alghe, degli scogli, la bellezza del mare, il profumo, il chiarore, il candore, quante patelle faccio palliscui, quanti bagni mi faccio sotto al book a un'età un sacco di amici miei, e ora vedo soltanto un campo da magesa praticamente, ci sta l'erba, ci stanno sterpaglie e ci sta la puzza di quella roba lì, perché poi non viene nemmeno più quel tratto di mare che sta da quella parte lì. Quindi rivedere queste fotografie per me è una pugnalata qua tutte le mattine, ma non è perché tanto io sono da Termo, sono da Termo, la Mazzo Castillo e quant'altro, perché oggettivamente sono colori, sono sapori, sono odori che non si sente più. E come si fa a dire che il Termo di una volta è più bello di questo Termo che voi? È una domanda, è una cosa che diciamo tenevo a presentarvela, quindi punto. Fernanda. Allora, io di quegli scogli ho un ricordo dei filoni quando andavo a scuola, e invece di andare in giro per la città, mi piaceva con le amiche andare sugli scogli. A un certo punto c'era anche qualche piccola caletta, adesso non ricordo bene, ma qualche piccolo anfratto così con un pochino di sabbia, e lì si trascorrevano delle giornate stupende, come diceva Nicolino, il profumo del mare, e soprattutto quando il mare era un po' agitato, un po' mosso, quel rumore dell'acqua che si infrangeva sugli scogli, era una cosa molto 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 bella. Io ho questo ricordo. Immagino. Io non sono di Termoli, però comunque sono sempre, diciamo, mi è piaciuta molto sempre questa città, perché da bambina venivo con mia nonna, poi con i miei genitori, sì, con mia mamma al mare, quant'altro. E però ecco i ricordi di quando ero studentessa, io studiavo Guglionesi al magistrale, però ecco ogni tanto sì, si scappava a Termoli per trascorrere la giornata così al mare, su quegli scogli. Ricordo anche io il trabucco, qualche volta siamo andati anche a mangiare le cozze insomma così con gli amici, e ricordo che insomma erano dei posti molto belli. Adesso sì, chiaramente il volto della città cambia necessariamente per tantissimi motivi, ma che ci fosse un po' di cura in più anche in tutelare anche le ultime spiagge, ecco, tutelare le ultime spiagge sì, naturali rimaste, quindi vietare sì, assolutamente qualsiasi struttura cementizia. Certo, tu Ezio fai un lavoro assolutamente prezioso, il fatto di segnalare tutte gli abusi, le discariche e quant'altro, però sarebbe anche molto 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 giusto
informare la cittadinanza, cioè far capire alla gente che la roba non si butta e non è neanche giusto assolutamente che si debbano spendere i soldi pubblici per andare a raccogliere le immondizie degli incivili. Assolutamente. Quando assolutamente. Si dice è arrivato l'uomo, ha portato la civiltà, la civiltà, ma tutto il contrario. Quindi un po' di amore in più, un po' di passione. Ovviamente per noi, diciamo, con attenzione, hanno rappresentato, diciamo, ecco, un pezzo della nostra vita, di Nicolino soprattutto, perché insomma lui è di Termoli, quindi ha vissuto giorno dopo giorno tutta, diciamo così, la trasformazione del paese, del territorio, anche qualche anno in più di noi, quindi ha più storia da raccontare, ha vissuto più storia, quindi ancora di più. Certo. Soltanto un paio di anni più di te, ascolta, solo un paio. Antonio, tu conoscevi questa Termoli? Mi vedo sempre. Antonio, chiedo scusa. Diciamo che me la ricordo anch'io un pochino così, non nei particolari, perché magari quando arrivavo a Termoli era comunque piccolo. Però in effetti sì, ci stavano delle cose, ci stavano delle cose che prima erano molto più belle rispetto adesso. Nicolino stava aggiungendo una cosa. Nicolino stava dicendo una cosa. Non mi arriva bene l'audio in cuffia. Dimmi, Nicolino. Rivedo sempre. Mi sentite? Sì, adesso sì. Rivedo sempre il quadro romantico di una figura, di una donna, Michelina, dei telefoni, che tutte le mattine, che il Padre Eterno, tutte, anche d'inverno, scendeva su quelle calette che parlava Fernando, su quegli scogli, tutte le mattine stava lì. E poi andava a fare il suo lavoro, chiaramente. Poi in un secondo momento lì ci hanno anche fatto un camping, non so se ve lo ricordate. Ce l'ho, abbiamo la foto. E quando ha suonato la chitarra mi ha fatto la bascia. Non soltanto. Anche come ti avrei voluto vedere? Quanti ricordi, ma quanta capuzza mi siamo fatta l'acqua. Te la potevi bere quell'acqua. Mamma mia. Si vedeva il fondo. Che fortuna che hai avuto. Mamma mia. Andiamo avanti con i ricordi. Ecco, la liquirizia che c'era già al porto. Sì. Quando me l'hai mangiata dalla polizia. Ha fatto salire la pressione. Mamma mia. Io ho avuto la fortuna. Passavano i pomeriggi. Io ho avuto la fortuna di vivere gli ultimi anni di questa spiaggetta dove mio nonno mi portava sia a raccogliere la liquirizia che a raccogliere le telline, le vongole. Si poteva raccogliere tutte quelle spiaggette. Parlo dagli anni 86 fino agli anni 90, ragazzi. Poi dopodiché è un po' finito tutto, si è insabbiato un po' tutto lì. Quello è negli anni 70-75, sì, con i miei amici andavamo a prendere la liquirizia lì perché ce n'era tantissima. Sì, e vero. I gamberetti la notte, perché allora si potevano ancora raccogliere i gamberetti lì la notte. E tu pensa, tanti ragazzini, 13-14 anni, con la torcia e il colapasta per prendere questi gamberetti, e venivano, ma ne prendevi tanti. Cosa che adesso allora, non puoi fa più. L'ultima foto vorrei farvi vedere, poi chiudo la parentesi di C'era una volta Termoli, perché nei prossimi mesi con Nicolino ripercorreremo Termoli, ecco. Quindi andremo sul posto con Nicolino a documentarvi attraverso queste foto e un'intervista di Nicolino, la Termoli di ieri, e ci capulteremo diciamo nella Termoli del presente, quindi ripercorreremo C'era una volta Termoli con Nicolino Cannarsi, sarà una bellissima esperienza. Allora, questa è l'ultima foto che voglio farvi vedere, Piazza Sant'Antonio, ex Cinema Adriatico, ex diciamo Caffè Bella Vista. Fernanda e Nicolino. Allora, Piazza Sant'Antonio è stata sempre una terrazza sul mare, qualcosa di spettacolare, di veramente, veramente molto, molto bello. Il Cinema Sant'Antonio, insomma, era tutto, era il punto di riferimento, il luogo dove tutti siamo andati a vedere un film, insomma, a vedere qualcosa.
di questa piazza manco a farla apposta oggi pomeriggio, dopo che ci siamo sentiti qua sul tavolo ho un libro sulle fontane del Molise, acque e fontane del Basso Molise, e ho aperto così per caso e ho trovato uno stralcio di una delibera del comune di Termoli 29 marzo 1949 che recita proprio questo: delibera del consiglio comunale con la quale si approva la costruzione di una fontana ornamentale al piano Sant'Antonio. Il consiglio stabilisce di stanziare la somma di 1.500.000 per la costruzione di una fontana in piazza Sant'Antonio che renda più attraente tale terrazza sul mare, e affida alla giunta e tecnici comunali la scelta del bozzetto da realizzare tra quelle pervenute da Trani, da Carrara e da altre maestranze locali. E c'è anche la foto di come doveva venire la fontana. Io adesso non so se si riesce a vedere. C'è un po' di luce, avvicina un pochino, avvicinalo. Ecco qui. Ok, un pochino più su. Più su, ok, ok. Ok, sì, vista. Wow. Sì, e quindi in pratica, ecco, c'è tutto lo studio sull'allaccio dell'acquedotto, e poi c'è lo studio e appunto l'elaborato tecnico per la costruzione, la realizzazione di questa fontana, che insomma avrebbe appunto, come dice sulla delibera, reso più attraente e più bello questa terrazza sul mare. Per me così, bellissimo. Adesso passare lì e vedere quello che c'è adesso. Ricordiamo che la struttura è privata. Sì, però io vorrei suggerire una cosa, l'ho scritto anche in un post su Facebook. Io giro molto per Termoli quando posso e vado a guardare perché mi piace, io vivo a Termoli da un paio di anni quasi stabilmente, e mi piace conoscere la città in tutti i suoi ambienti, in tutta la storia e quant'altro. Allora io dico una cosa: sì, quello è privato, però l'amministrazione comunale, non solo questa ma anche quelle precedenti, dovrebbero comunque imporre con una disposizione affinché il privato renda quello proprio, lo renda quantomeno e apparentemente accettabile. In che senso? Condividiamo il tuo pensiero, Fernanda. Ecco, assolutamente. Il mio pensiero, no, dovete fare questo. In tante città dove ci sono dei ruderi, vengono praticamente messi dei teli, delle rappresentazioni artistiche di quello che c'era, ma soprattutto di quello che c'era, e almeno si dà un'idea di decoro. Potrebbe essere un punto di attrazione turistico, culturale, questo posto. Perché quello è indecoroso, quindi il privato ha il dovere di rendere quel luogo decoroso. Io ci faremo sentire. Sono stata, giusto una parentesi e chiudo, sono stata amministratore al mio comune, a Montecilfone, Emilio lo sa, per tanti anni. Noi facevamo sempre le disposizioni affinché le persone, diciamo i cittadini, avessero a cura gli orti, le strade, i marciapiedi e quant'altro. L'amministrazione può imporre. Assolutamente. Fatti portavoce di questa assolutamente. Di questa cosa, perché non è giusto. Si potrebbe fare un acquario del Mediterraneo, un museo di storia marina. Ma anche se no, adesso non possono fare nulla perché non so adesso come stanno le cose col privato e quant'altro. Ma quei teli rotti, brutti, ma li togliessero e mettessero dei teli con le raffigurazioni, prendessero esempio dalle città più assolutamente. Anche dai paesi. Perché quello al centro di Termoli è uno proprio. Io quando passo là non guardo perché mi vengono i nervi, scusate. Se oggi lo chiamano il cazzotto di Termoli. Il cazzotto di Termoli viene chiamato. Ti sei riscaldata, Fernanda. così ci piace Fernanda. Un cazzotto. Che dici, Nicolino? Niente, allora io sono d'accordissimo con te. Anzi, io praticamente avevo ancora più arrabbiato.
Io praticamente avevo messo, avevo assoldato alcuni ragazzi con dei candelotti da mettere proprio lì sotto per fare sempre tutte cose, quindi figurati. Fernanda, io praticamente io sono nato qualche anno fa a 100 metri da dove ha fatto il cinema Adriatica. Praticamente avete visto dove ci sta, dove la gente si va a sedere. Io sono nato in quei palazzi che non ci sono più, sono nato là. Sì. Allora la mia fanciullezza fino a 5-6 anni l'ho vissuta proprio lì. E allora praticamente si parla del cinema Adriatico. Il cinema Adriatico, che Ezio già lo sa perché ci ha fatto una puntata sopra, prima di essere cinema era una piccola fabbrichetta dove veniva venduto il pesce e quant'altro. Poi in un secondo tempo i fratelli Rabottini se lo sono presi e ci hanno fatto questo piccolo cinema fino a cinema teatro. E all'epoca, ecco perché praticamente si parla della Termoli di una volta, che era il più bello, anche perché poi le cinema non c'erano stati neanche a Termoli se non quelli parrocchiali. Praticamente lì sono passati nel tempo, prima della seconda guerra mondiale, le famose le compagnie teatrali più famose d'Italia. Praticamente il papà dell'Anna Marchesini, Tonava Ricci, Macario, i fratelli De Filippo, lì sono venuti, lì si sono concentrati. E poi là c'è un momento a fianco emotivamente, no, e poi devo dire una cosa, lì praticamente c'è stata anche una vecchia filodrammatica termolese per la quale io mi sono ispirato per fare, che poi è morta dopo la seconda guerra mondiale, non hanno fatto più niente. Lì faceva delle rappresentazioni belle, dove ci stava Russo Liberate, il papà di Enrico Stagnar, lo ricordate? Russo Liberate. Allora, sì, fatto sì, sì, sì. Mi si diceva sempre di una rappresentazione della morte e passione di Gesù Cristo, addirittura ci stava un personaggio che faceva la parte di Giuda, che era un termolese che io conoscevo pure negli ultimi anni della sua vita. Praticamente si chiamava Umberto Paciullo, e questo signore teneva la testa un pochettino così, e quando ha dovuto fare la parte della morte di Giuda impiccato per una cosa che adesso non ricordo, gli hanno levato la corda e questo è rimasto impiccato così, ma non è morto, però gridava, ma la gente pensava che fosse apposta perché teneva il corpo, capito? Qui sta Luca, va Luca, mettiti un bacio, praticamente era morto. Madonna, era un finto morto. A fianco, il nonno di mia moglie, Carla, ci ha fatto il bar Bella Vista, che era un bar meraviglioso, chiamato, che aveva una terrazza proprio sul mare. Lì ragazzi ci stavano concertini dove suonava anche mio padre, le sette note, suonavano tutte le sere, tutte le sere, dal mese fino a fine settembre, i tavolini così, la gente così, e si divertiva con poco, ma con tanto amore. E praticamente, a parte che nel 1947 venne a Termoli il ministro Tumini, che era ministro della pubblica istruzione, e mentre stavo parlando proprio con te, è venuto un temporale, una bucina che si è portato tutto dietro. Vabbè, questo no. Io mi ricordo che quando ero bambino, veniva a casa mia, che praticamente con accordi di chitarra, e Fred Buongusto veniva insieme a noi, io ero piccolino, sentivo la mano di Fred Buongusto, viene con me, poi vieni, ci portava alla Stella Marina, dove mio padre con altri suonavano Stella Marina, Medusa e il Pampilo. E mi ricordo che una volta Fred Buongusto, stavo io, mio padre Fred Buongusto, che disse, mamma mia, che bella, questo mi sembra una rotonda, non so com'è. Sì. E da qui, eccolo, rotonda sul mare. Non è vero, ma può darsi, perché molti praticamente dicono che l'hanno fatta a Senigalli, l'hanno fatta, ma può darsi anche che lui sia stato ispirato dal fatto che, stando a Termoli, dove veniva
dopo che usciva dall'Università di Padova, veniva qui in Campobasso, e addirittura era ospitato in una casa che sta vicino alla stazione, sopra, avete visto dove ci sta il negozio, come si chiama? Beh, adesso non mi viene il nome. Praticamente là delle stanze e affittava la nonna, quindi un filo che si percorre. Quindi Fred Bogus, Caffè del Cinema Adriatico, era un paradiso bello. Questa è una canzone vecchissima. Antonio, dimmi. Non si sente bene, Nicolino. No, dico, i candelotti che avevo fatto mettere non sono bagnati. Sono bagnati. Antonio, da esterno, volevo sapere un tuo parere, un tuo giudizio sulle condizioni di questo edificio abbandonato ormai da più di 50 anni. Tra l'altro io sono nato a Termini e non l'ho mai visto aperto, quindi... Cosa guarda, ti devo dire la verità, io non so quante volte a tante persone ho chiesto ma si può visitare, nessuno mi ha mai dato una risposta certa, nessuno, forse, però in effetti è una cosa che non si può proprio guardare, è un colpo all'occhio appena si arriva a Termoli, poi nella posizione in cui sta, cioè se stava nascosto, eccomi qua, ma sta proprio là, cioè, sta sotto il castello, Corso Nazionale, nel cuore di Termoli. Esatto. Voglio dargli una notizia. Sono quasi sicure. So che è stato sbloccato e quindi fra poco dovrebbero iniziare i lavori. Per farci. Speriamo. Un piccolo polo polifunzionale. Non sarà adibito ad abitazione. Però sembra che abbiano sbloccato un pochettino tutto. Fernanda, me l'ha detto Antonio, amico nostro comune, che è amico di poi. Capito? Speriamo. Comunque, siccome i lavori, se tutto andrà così, nel frattempo però, Ezio, quella bella fotografia che ci hai fatto vedere adesso, che è stupenda, una meraviglia, insomma, convinci qualcuno ad utilizzarla per fare un grande un telone, qualcosa che copre lo proprio, sì, e che ci dà una cartolina sarebbe una bella cosa, lo diciamo sempre. Certo, vediamo se possiamo fare qualcosa. Insomma, io non penso che è vero che la superficie da coprire è grande, però è anche vero che non penso che i costi siano chissà quanti per fare una stampa su una tela, su un telone. Speriamo, perché dell'edificio sono rimaste soltanto le mura portanti, non è che c'è per questo, esatto. Lì dove sta quel telo grigio, quel telo verde tutto rotto, insomma, mettessero una bella copertura come si fa in tutti i palazzi che sono in via di rifacimento e di ricostruzione, sì, assolutamente. Nei paesi civili del mondo. Comunque io si è dato proprio una zappa sui piedi. Faccio una proposta indecente a Fernanda e a Milly. Tengo ancora una cassa di candelotti che non sono stati a buttare. Nicolino, e andiamo a mettere aggiungeresti ruderi ai ruderi. Facciamo sempre tutto questo. Nicolino, per favore, Nicolino, se succede qualcosa te ne vai in galera. Nicolino, una domanda. Ti posso fare una domanda? Prego. Se non ricordo male, negli anni 74-75, mi pare di ricordare che lì si proiettassero i film vietati ai minori di 14 anni. Lì al Pinacoteca? All'Adriatico? Non mi risulta, onestamente. Perché io mi ricordo che facevo le passeggiate con le mie amiche la domenica e arrivavamo là davanti.
e ci volevi andare. Cercavamo di... E la curiosità c'era, capito? Allora, ragazzi, ragazzi, un attimo, vi interrompo. Antonio deve lasciarci ai suoi impegni. Antonio, io ti ringrazio di cuore. Torneremo in diretta nei prossimi mesi, magari per aggiornare i nostri progetti. Antonio in questi giorni ci sta presentando anche altri gruppi musicali, quindi altri artisti stanno per entrare nel progetto di Termoli Wild Event Show 2021. E con questo, Antonio, ti ringraziamo. Ti abbracciamo. Forza, Antonio, coraggio. Grazie, Antonio. Un abbraccio, grazie, 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 auguri, Antonio. Un abbraccio. Grazie di cuore. Grazie. Ciao. Ciao. Un bacione grande, buonanotte. Grazie. Grazie. Prego Milly, scusami. Prima che mi dimentichi, volevo dire una cosa a Milly. Milly, io poi ti farò avere questo mio libro di favole scritto per ragazzi, che è tanto bellissimo, io ce l'ho. Bellissimo. Mi fa onore, grazie davvero. Potrebbe interessarti per fare il percorso che stai facendo, che sono praticamente delle bello. Favole che io ho scritto ad hoc per i bambini, sia di scuola elementare verso quinta elementare, certo. Per i ragazzi. Bello, però come dicevi giustamente, anche i grandi lo possono leggere. Fernanda, che certo, dici? Certo, assolutamente. Io me lo sono riletto, Nicolì. Io ti ringrazio tanto e le leggerò anche su Termoli Wild. Prontissima. Bene. Ottimo. Grazie. Mi sembra una... Tramite Katia. Bene, Katia. Tramite te lo faccio vedere. Certo. Ne do uno anche ad Ezio. Grazie, wow. Per me è un piacere, grazie Nicolino. Io vedo l'ora di venirti a trovare, stendere il copione per raccontare Termoli. C'era una volta Termoli, non vedo l'ora, Nicolino. Sì, ma lo dobbiamo fare in un certo modo. Assolutamente. Dove inseriamo le tradizioni, dove inseriamo i tariti, qualche canzone, ma fa una bella cosa. Assolutamente. Non abbiamo avuto tempo di anticipare nulla, ma forse lo faremo. Progetto. Katia, ultimo giro in chat, cosa dicono i nostri lettori? Allora, c'è intanto un saluto ad Ilenia, Giuliana un bacione grande, saluto Antonio, Max un bacione grande, e c'è Claudio Lombardi che ci ha scritto un messaggio particolare, scritto: buonasera, vi voglio raccontare la mia storia di quando sono stato in coma ben 6 mesi. Ci dispiace Claudio, nelle prossime dirette ci contatti in privato, magari raccontiamo anche le persone che stanno soffrendo in questo momento, e speriamo che ti sei ripreso quindi nel migliore dei modi. Fatti sentire, fatti conoscere, noi ti aspettiamo tutti quelli che vogliono avere in contatto con noi. Grazie. C'è Ilenia, cosa dice sull'ambiente della scuola? Un messaggio. Ha scritto Ilenia, che meraviglia se proiettassero opere sul muro, altro che orribili teloni stampati, anche magari. Ilenia, ti vuole opere per fare un bel dipinto? opere sul muro sarebbe l'ideale, però io sono andata terra per dire partiamo da poco. Li abbiamo i pittori a Termoli e dintorni, ce l'abbiamo e sono anche tanto bravi, quindi sì, ho capito. Ma come fai, cioè i costi e quant'altro? Beh, patrocinato dal comune di Termoli si potrebbe fare questa cosa. I costi non dovrebbero essere. Lanciamo questa proposta. Questa idea, salvate questa proposta il cinema Adriatico, cari amministratori, e nel frattempo lo copriamo. Sì. Va bene. Allora, io direi di. Non è sempre un privato. Certo. Si potrebbe convocare il privato, coinvolgerlo con l'amministrazione, tante cose si potrebbero fare. Sì, è vero. Allora, signori e signore e signori che ci ascoltate, noi abbiamo raggiunto l'ora e 47, non vogliamo più prendervi altro tempo, speriamo di essere stati una buona compagnia, ma soprattutto un bel cofanetto di tanti doni e regali, perché questo è stato veramente, i nostri ospiti ci hanno regalato le loro esperienze e soprattutto i loro racconti e anche le loro prezio- il
loro preziosi contributi alla nostra comunità. Se non abbiamo altro da aggiungere, salutiamo Katia, tutti. Io voglio dire una cosa. Millie in questi giorni sta realizzando una cosa da Guinness dei primati. Ce la fai vedere, Millie? Non è vero, non è da Guinness dei primati. La fai vedere. Dici, Millie. Vai. No, sto facendo mattonelle piccoline per fare una coperta. Quanti pezzi? Di quanti pezzi? Di quanti sono pezzi 560 composti? Pezzi. Madonna, per la miseria, Millie, ma come ti è venuto? Un mosaico. Sì che siamo in lockdown. Devo passare il tempo, Katia, devo passare il tempo. L'anno scorso mi sono data alle piantine. Le vedete? Sì. Wow. Che bravo. Fatta all'uncinetto, oppure fatta con i cappolini. Bellissimo. Ma io allora il tempo lo devo passare in qualche modo con le tue mani. Hai ragione. Tu stai facendo le tessere per la coperta. Brava. Sì. Dai. Devo passare il tempo, Fernanda. Qualcosa si deve fare visto che non si può uscire. Cara Millie, ci hai dato spunto per qualche altra prossima diretta. Vogliamo vederti all'opera in diretta. Sì. E anche Celeste Barbato e Antonio Sinibaldi che stanno attendendo che finisce, diciamo, la coperta per dedicarle anche un bel reportage. Quindi merita quest'opera d'arte. Ok, ci sono tantissime altre cose che i nostri ospiti possono regalarci e speriamo ci siano altre occasioni, ce l'auguriamo, noi cerchiamo di organizzarle e vi ringraziamo per l'attenzione. I nostri ospiti sono stati fenomenali, geniali e grazie a Dio ci sono questi personaggi che riescono a raccontarci così bene il nostro territorio. Ecco, ci vuole proprio questa parola, ci sta bene adesso. Grazie a tutti per l'attenzione, un abbraccio grande a tutti a voi. E alla prossima diretta. Grazie a tutti, buonanotte. Buonanotte.